Cominciamo a diventare cattivi con i tempi, giustamente. E allora, buongiorno a tutti e a tutti, sono Stefano della DL dell'Emilia Romagna. Cercherò di essere breve e insomma questo contributo sul tema del caporalato, che però è un tema importante perché insomma colpisce non solo il settore dell'agricoltura, tipicamente associato a questo fenomeno, quindi è sempre più però trasversale settori lavorativi, e anche perché a nostro avviso, a mio avviso, non è esclusivo, non ha caratteristiche esclusive ai casi conclamati di illegalità, ma è sempre più intrecciato, vediamo che è sempre più intrecciato anche alle molteplici forme di lecite, di reclutamento, di organizzazione del lavoro, che riproducono meccanismi comuni, uguali, di ipersfruttamento e di paradossale impoverimento attraverso il lavoro. Nell'esperienza che quotidianamente facciamo, l'esperienza sindacale dell'ADL, ci troviamo nella maggior parte dei casi ad avere a che fare con dinamiche di intermediazione, di segmentazione all'interno dei processi produttivi, committenti che appaltano consorzi, cooperative, grandi quantità di lavoro somministrato, ovvero tramite agenzie interinali a fianco dei dipendenti, fino ad arrivare all'utilizzo di applicazioni digitali per il reclutamento della forza lavoro, della manodopera. Questa chiaramente è anche l'esperienza, penso, di molti di voi, di noi tutti, quotidiana. Spesso ci ritroviamo a essere dipendenti di qualcuno pur lavorando per qualcun altro, quindi avere comunque anche un doppio padrone, no? Una doppia impresa che campa sul nostro lavoro. Avviene nei settori, come dicevo all'inizio, di ogni tipo: agricolo, industriale, logistico, manifatturiero, dei servizi, e anche nel pubblico. Basti pensare ai servizi in appalto, come venivano anche richiamati poco fa, la scuola, perfino nella scuola, nella sanità, nei servizi del welfare alla persona. E non è un caso, quindi, che le forme propriamente illegali di caporalato si trovino spesso dove il lavoro e la produzione siano organizzate attraverso queste forme di intermediazione. Io non ho dei dati, faccio degli esempi che forse arrivano in maniera più diretta. Uno lo diceva Gianni poco fa, abbastanza recente, proprio qua a Padova, a quello dei magazzini ortofrutticoli, dove c'è un caso molto importante di caporalato, è emerso proprio nel sistema degli appalti di quel magazzino, di quella situazione. Ma è solo uno degli ultimi che anche come ADL abbiamo intercettato, abbiamo denunciato, abbiamo anche contrastato. Tipicamente negli appalti della logistica, della grande distribuzione, basti pensare già dal 2018 nei magazzini di Brendolan, Cestaro qua in Veneto e in Piemonte, ma anche in maniera più recentemente anche in Emilia Romagna, nella mia regione, a Parma, dove nel 2022 un contesto di abuso di contratti precari di oltre il 70% dei lavoratori del magazzino Coop, dei supermercati Coop, tanto, come dire, anche noti per i comportamenti etici, convivevano quindi assenza di diritti basilari, paghe sotto i livelli minimi contrattuali, a veri e propri casi di caporalato. E questo per dire che le forme normali, diciamo così, lecite, semplici di intermediazione dovute all'utilizzo di cooperative, penso che la maggior parte di voi e di noi tutti sappiamo che significano già questo: avere paghe più basse, avere condizioni contrattuali peggiorative, anche proprio perché previste dai contratti nazionali stessi, come diceva Marco prima di me. Oppure a forme di decurtazione, diciamo, del salario, come le quote sociali, che arrivano anche a migliaia di euro per il singolo lavoratore. Quindi forme, a mio avviso, forme anche di caporalato legalizzato, che, come dicevo,
ci spinge a parlare sempre in maniera più chiara, secondo me, anche della presenza e della persistenza di un caporalato industriale, non solo agricolo, e che riguarda anche soggetti importanti, non ai margini dell'economia, ma soggetti centrali. Qua in Veneto, per esempio, c'è anche le cronache giudiziarie parlano, no, di, sempre più di questi aspetti. Basti pensare a quello che succede nella cantieristica navale, ha toccato un'azienda a capitale pubblico come la Fincantieri, oppure i vari commissariamenti e sequestri di milioni di euro che hanno interessato, almeno dal 2019 in avanti, importanti aziende della logistica, prima Ceva col consorzio Premium Net, poi DHL, infine Bartolini e Geodis, senza dimenticare, diciamo, player nazionali come Number One a Parma, e ancora una volta, sempre quest'anno, anche nella grande distribuzione organizzata, Esselunga, che marchio che penso conosciamo tutti, in inchieste che intrecciavano frodi fiscali e contributive appunto a grave sfruttamento lavorativo, interposizione illecita e caporalato in senso proprio, ancora una volta con la costante del meccanismo degli appalti e dei subappalti. E da ultimo, in questi esempi che ho voluto fare, non dimentichiamo i settori più, diciamo così, innovativi dell'economia, che coinvolgono il cosiddetto lavoro digitale o la gig economy, l'economia dei lavoretti e il capitalismo delle piattaforme, quindi quello della consegna a domicilio, per esempio, in primis. Uber Eats, una delle maggiori multinazionali di questo settore, nel 2019 è stata commissariata proprio per caporalato agito, diciamo, da un'azienda fornitrice, ancora una volta in appalto, della manodopera. Ma ancora quest'anno le maggiori piattaforme della consegna a domicilio sono state interessate da un'operazione a livello nazionale e di verifiche ispettive, che hanno fatto emergere una forma di caporalato digitale, appunto, innovativo, in cui il caporale diciamo cedeva l'account attraverso il quale il rider materialmente svolgeva le consegne, in cambio però della cessione di almeno il 50% del compenso giornaliero. Quindi un fenomeno illecito, senza dubbio, che si inserisce però in un meccanismo che i rider e l'ADL in qualche maniera ha supportato, le forme di organizzazione ibride e di lotte importanti che hanno sviluppato dal 2018 in avanti, per contestare questo sistema, ancora una volta, di caporalato digitale che produce assenza di diritti, lavoro a cottimo attraverso la forma fintamente autonoma. In conclusione, io penso è importante per noi che ci troviamo qua a discutere di temi importanti, ma con l'ottica di produrre dei cambiamenti, sottolineare appunto che l'esternalizzazione dell'economia, l'esternalizzazione dei processi produttivi, la conseguente intermediazione della manodopera, che certo produce dei vantaggi leciti, tra virgolette, perché divide e frammenta la forza lavoro, li tiene spesso in una condizione, no, di ciclica messa in discussione delle garanzie e della stabilità lavorativa, deresponsabilizza le imprese, ma produce anche appunto quel dumping salariale contrattuale che è la, come dire, il terreno utile per appunto anche il radicamento di forme di vera e propria illegalità, di vero e proprio grave sfruttamento lavorativo, e fino anche arrivare al caporalato. Ecco, quindi da questo punto di vista, veramente concludendo, la piaga del caporalato, così come quella del lavoro povero e del lavoro gravemente sfruttato, non va vista come casi isolati o solo di interesse della criminalità, ma al contrario sembra essere un carattere sempre più strutturale del sistema capitalistico, dell'economia quantomeno italiana attuale, del suo modo parassitario di accumulare ricchezza sul lavoro e sulle vite di tutti noi. Per questo io penso che come ADL
è necessario continuare a lottare appunto contro, alla radice, contro le forme di esternalizzazione, di intermediazione, non solo per far emergere questi casi odiosi di illegalità, ma per cancellare alla radice diciamo questo fenomeno, questi meccanismi, producendo con la spinta delle lotte anche avanzamenti sul piano diciamo legislativo e normativo per mettere a bando o limitare sempre più appunto questi fenomeni. Grazie, buon lavoro e buona lotta a tutti noi.